Buongiorno, buonasera, sia di giorno che di sera. Eccoci di nuovo per una nuova puntata e siamo questa volta con il signor Nicola Attadio, autore di un libro straordinario dal titolo Dove nasce il vento. Buonasera a lei. Ecco, di solito io chiedo anche non solo dei saluti semplici, ma anche una presentazione di chi è l'autore del libro. Quindi lascio la parola a lei. Buonasera e buongiorno, appunto, assumendo un po' la regola di questa intervista, così salutiamo tutti in tutti i momenti della loro vita, anzi anche buon pomeriggio, così abbiamo coperto tutta la giornata. E allora, io mi chiamo Nicola Attadio, come sono stato presentato, ho scritto questo libro qualche tempo fa perché mi ha molto incuriosito la vita di Nelly Bly e poi vi racconterò perché. Io nella vita mi sono occupato per tantissimo tempo, mi occupo di comunicazione, sono stato per tanti anni il capo ufficio stampa della casa editrice La Terza, adesso ho una mia agenzia letteraria, anzi per definirla meglio un'officina letteraria che si chiama Cherry Run e Cherry Run ha anche un legame appunto con Nelly perché è il posto dove Nelly Bly è nata e dove ha vissuto, come dire, un suo periodo felice. Mi occupo di, appunto, di comunicazione, di ufficio stampa, produco dei podcast con la mia officina, seguo degli autori. Questo un po' è il panorama. Collaboro con Radio 3, ho collaborato con Radio 3 con il programma Vite che non sono la tua, ed è proprio da lì che è nata, come dire, la scintilla e l'interesse per Nelly Bly, perché in una serie di puntate dedicate ai pionieri del giornalismo, cercavo una figura femminile che in qualche maniera, raccontasse cosa voleva dire essere giornaliste, all'inizio di questa professione, quando questa professione è nata, nel senso quando sono nati i giornali così come abbiamo imparato a conoscerli in questi anni. E ho incrociato appunto questa ragazza assolutamente sui generis e bizzarra che interpreta il giornalismo in una maniera completamente diversa e innovativa. La puntata che ho fatto su Radio 3, trasmessa da Radio 3, è andata molto bene, ha avuto sacco di successo. A quel punto mi sono detto perché non provare a raccontare nella dimensione, nello spazio di un libro, una vita così piena di non solo di avventure, ma anche di spunti e di stimoli sull'idea, sulla riflessione sulla donna di oggi e sul significato anche di emancipazione, sul significato però anche del giornalismo, sul significato dell'informazione. E ovviamente c'è stata una grande differenza di approccio, come dico sempre, quando si fa una cosa in radio e si racconta la vita in uno spazio come quello di Vite che non sono la tua, è come se si attraversasse la vita delle persone in elicottero, quindi si va con molta più velocità su un percorso molto più veloce, si percorre molto più velocemente. Il libro invece è come se decidessimo di attraversare la vita di una persona a piedi e quindi soffermandoci man mano su alcuni aspetti e cercando di approfondirli in qualche maniera. Questo un po' è la spinta, il motivo che mi ha portato a cimentarmi per la prima volta con una biografia. Ecco, dire Nelly Bly, per dire io so chi è perché ho già letto diversi libri a riguardo su Nelly Bly, però molti non la conoscono, quindi vogliamo un po' magari raccontare perché è stata una persona straordinaria, che poi di questo termine mi sono messa un po' a riflettere sul termine di straordinaria di questa donna, perché alcune cose che ha fatto sono straordinarie per le donne dell'epoca o per le donne anche di adesso, però effettivamente poi mi sono ritrovata a riflettere molto spesso su questa cosa, la prima donna che ha fatto questo, poi alla fine della fiera era sempre seconda ad un uomo. Ecco, questo diciamo lo lasciamo alla fine, questo Sì, problema. questa è stata la mia riflessione, una delle tante mie riflessioni, Certo. però ha fatto effettivamente
veramente delle cose straordinarie, per cui è stata davvero non la prima donna, ma la prima persona a fare. Sì, sicuramente è stata la prima persona che ha interpretato il giornalismo in una maniera un po' diversa, almeno da come veniva interpretato negli anni in cui lei ha deciso di sfidare, di accettare la sfida di diventare una giornalista d'inchiesta. Ma andiamo un po' con ordine. Nelly, nasce in un'America che è quella, diciamo, post-guerra civile, un'America che deve ricostruire un tessuto sociale, deve ricostruirsi anche un'unità nazionale, perché appunto è finito il tempo della divisione e c'è una grandissima energia, c'è una grandissima voglia di costruire, di fare, è una potenza, quella americana, che è ancora molto giovane e acerba e che però viene vissuta da tanti americani maschi come invece il momento di mettere in moto tutta una serie di energie, energie che poi si trasformano in grandi progetti, progetti imprenditoriali, progetti di unificazione del paese attraverso le ferrovie, anche progetti che in qualche maniera creano sofferenza, che ne so, per le popolazioni indigene, nel senso tutto quello che ha a che fare poi con gli indiani e tutto il resto. Nelly è una bambina che vive in Pennsylvania e ha una vita felice perché ha un padre, dei fratelli, una grande fattoria, una vita assolutamente nella normalità e probabilmente non si aspetta sicuramente di diventare e di dover affrontare tutta una serie di scelte che invece il destino e la vita la costringono a fare perché lei a un certo punto, quando è ancora bambina, perde il padre. Allora, Nelly si ritrova in una situazione molto complicata da un punto di vista economico, perché la perdita del padre, porta a una divisione di quello che era un patrimonio anche molto cospicuo attraverso un gran numero di fratelli e sorelle. Questo, costringerà lei e alcuni suoi fratelli e la madre a trasferirsi dalla campagna in una grande città industriale che è Pittsburgh. Qui inizia una stagione molto triste perché non riesce a trovare lavoro, non riesce ad esprimersi, però è una lettrice molto forte, lettrice sia di libri che di giornali. Un giorno legge sul giornale un articolo di un editorialista che dice che le donne, dal suo punto di vista, non dovrebbero affacciarsi sul mondo del lavoro perché le donne hanno una loro, come dire, una loro sfera che è quella domestica e all'interno di quella sfera sono centrali, ma se escono da quella sfera, come dire, si mette in discussione tutto l'assetto da un punto di vista sociale e anche da un punto di vista proprio familiare, tutto l'assetto delle famiglie americane. Questa cosa non la convince e decide di scrivere una lettera. Ecco, già questo ci dice molto sulla fiducia che non solo Nelly, e in quel momento non è ancora il suo nome, perché Nelly Bly è uno pseudonimo. Stiamo parlando ancora di Elizabeth Cochran. In quel momento Elizabeth che cosa fa? Pensa di poter intervenire e di poter cambiare le cose attraverso una sua partecipazione diretta scrivendo una lettera al giornale. Quindi ha una fiducia nel sistema dell'informazione molto forte perché ritiene di poter cambiare le cose attraverso una sua lettera. Scrive questa lettera, la lettera arriva al giornale. Tra le tantissime lettere di donne che lamentano e si lamentano rispetto a che si lamentano di questo editoriale, viene scelta la sua perché ha un piglio particolare. Senza andare troppo nei particolari, viene quindi convocata al giornale. Tutti in realtà si aspettano, in realtà, più che una ragazza, ma un uomo, un giornalista che in qualche maniera ha utilizzato questo escamotage per farsi assumere dal giornale, farsi notare assumere dal giornale, quando invece si rendono conto che non è così, ma si tratta di una ragazzina di 20 anni, rimangono tutti stupiti e però a quel punto le dicono: ma visto che sai scrivere e scrivi così bene, hai anche questa forza, questa
anche questa radicalità e anche questa impertinenza, immagina delle inchieste per il giornale. Lei non si tira indietro, escogita un modo di fare inchieste che fino a quel momento nessun giornalista, uomo o donna, aveva. E cioè, lei propone al direttore di fare delle inchieste sotto copertura. È la prima volta che succede in assoluto. Quindi lei propone di farsi assumere come operaia in una delle fabbriche di Pittsburgh per raccontare un po' quello che succede dentro la fabbrica. Questa cosa prende mano e prende piede e lei incomincia a raccontare in presa diretta quello che succede in fabbrica. Ora, questo tipo di inchiesta le crea non pochi problemi al direttore, perché ovviamente ci sono appunto i padroni delle fabbriche che sono anche gli inserzionisti del giornale e che non vogliono che vengano, come dire, diffuse tutta una serie di informazioni su come vengono trattati gli operai all'interno della fabbrica. Il direttore non riesce a resistere alle pressioni e quindi chiede a Nelly di trasferirsi dalla redazione, chiamiamola così, di cronaca a quella di cultura, spettacoli, eccetera, pensando così di disinnescare un po' questa bomba. Ci siamo detti perché Nelly Bly, perché questo pseudonimo, non l'abbiamo spiegato. Elizabeth Cochran è il suo nome, ma essendo una donna non poteva firmare gli articoli con il suo nome, aveva bisogno di uno pseudonimo. Lo pseudonimo glielo trovano, glielo danno appunto il direttore e uno dei capi redattori del giornale, riprendendo una vecchia canzone folk americana, appunto, in cui c'era questo nome Nelly Bly. Lei lo fa subito suo e incomincia questa carriera giornalistica, questa giovane, acerba carriera giornalistica a Pittsburgh. Col passare del tempo, però, Pittsburgh le è molto stretto e intanto riesce ad ottenere di fare un grande reportage in Messico, quindi decide di raccontare qual è la vita quotidiana in Messico e quindi fa questo primo suo viaggio Non da sola. che non farà da sola perché il direttore si lascia convincere, autorizza questo viaggio soltanto se si fa accompagnare da qualcuno, perché in quel tempo le donne non potevano viaggiare da sole. E lei convince sua madre ad accompagnarla e quindi lei con questa madre che la segue tappa per tappa fa anche questo viaggio in Messico che poi diventa il frutto, diventa la base di questo reportage. Però Pittsburgh è troppo stretta. Lei vorrebbe fare altro, vorrebbe fare grosse inchieste. Intanto c'è un signore in un'altra parte degli Stati Uniti, a New York, che ha aperto un giornale, sta aprendo un giornale che è assolutamente innovativo, un giornale che sta cambiando tutte le regole del giornalismo. Questo signore si chiama Pulitzer. Non un a caso, non uno qualunque, dico. Assolutamente, è come dire, quello che ha inventato il codice, il linguaggio del giornalismo, così come poi lo abbiamo conosciuto noi per tutto il Novecento. Nelly decide di puntare su quest'uomo e su questo giornale. Quindi lascia un bigliettino un giorno nella sua redazione, sulla sua scrivania, lascia un bigliettino in cui dice: guardate, ho deciso di partire, vado a New York, vado a cercare fortuna e spero che mi vada bene. Una cosa di questo tipo. Comunque un gran Quindi coraggio. un grandissimo coraggio, perché lei nel giornale, nel dispatch di Pittsburgh, aveva un suo ruolo, aveva anche il suo stipendio, aveva una sua tranquillità. Ma sono tutte cose che a Nelly non interessavano, proprio perché Nelly è espressione massima di quella carica, di quella forza, di quell'energia di cui dicevo prima, cioè lei è il lato femminile di quella stessa carica che aveva, come dire, che aveva portato, che ne so, Rockefeller a fare quello che ha fatto. Cioè, erano tutte persone che ritenevano di non potersi accontentare dei risultati raggiunti. Volevano sempre di più. E lo stesso è quello che pensa la nostra Nelly. Nelly va a New York e a New York, dopo molti mesi in cui gira tra i giornali di Pulitzer, è il primo giornale a cui lei va a bussare la porta, ma essendo lei una donna, le dicono: no, qui non c'è spazio.
soprattutto per questo tipo di inchieste, non c'è spazio. E lei si muove molto, bussa porta dopo porta, redazione dopo redazione, e senza nessun risultato, è molto scoraggiata, stanno finendo i soldi, non sa più come fare. A un certo punto decide di prendere, come dire, come sempre ha fatto nella sua vita, di punta la cosa,